Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Come ben sapete, il mese scorso mi sono incontrato con Leopoldo e Fabrizio per quello che è stato definito un conviviale stilografico. Tra i vari argomenti, io ho espresso il mio rammarico per non poter più utilizzare le mie Moonman 80 ed Hero 616 Doctor a causa di alcune crepe che si sono formate nella sezione e che causano la fuoriuscita dell'inchiostro. Fabrizio mi ha suggerito di provare a rivestire l'interno delle sezioni con la gomma lacca. Detto fatto, io ho una di quelle boccette con tanto di pennellino dello smalto per unghie, regalata da mia moglie, nella quale tengo della gomma lacca. Il risultato è stato ottimo, perché la gomma lacca, una volta indurita, ha creato uno strato solido ed impermeabile, che ha poi sigillato l'interno delle due sezioni. Ecco qua. Parlando sempre della Hero 616, dopo il mio video relativo allo smontaggio, mi è stato chiesto se per pulire questa penna è necessario procedere allo smontaggio oppure se c'è un altro metodo meno complicato ma di uguale efficacia. Il metodo ovviamente esiste. Una volta rimossa l'intelaiatura di metallo della sacca dell'inchiostro ed ovviamente svuotata la medesima, basterà afferrare delicatamente il tubicino all'interno della sacca e spingerlo in avanti. In questo modo. Come potete vedere, possiamo completamente rimuovere l'alimentatore. E questa operazione ci consente di avere un'apertura che ci consentirà di pulire agevolmente l'interno della nostra penna. Una volta lavata e lasciata ad asciugare, basterà riposizionare l'alimentatore e la penna sarà nuovamente pronta all'uso. Bene, cari amici, con questo è tutto. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.